D'Annunzio nacque il 12 marzo 1863 a Pescara e all'età di 11 anni frequentò il convitto Cicognini di Prato. Era uno studente considerato indisciplinato e volenteroso di avere una grande notorietà. Proprio per questo vediamo fin da subito la sua teatralità nell'inscenare la propria morte per rendere celebre Primovere, componimento del 1879, quando aveva solo 16 anni. Questo però portò a dover smentire questa sua morte attraverso la tensione da parte di tutti i giornali, pubblicando allegato al messaggio nel quale diceva di essere vivo anche una raccolta del romanzo. Successivamente, proprio questo carattere lo renderà famoso in tutte le corti europee. A partire dal 1881, dopo essersi diplomato, trascorse un decennio a Roma, anche se diciamo che da questo momento le sue mete saranno varie. Andando da Roma a Firenze, passando per Parigi, Napoli, Venezia e Gardone. A partire dal periodo romano abbiamo quindi l'influenza di varie correnti letterarie, in particolare Verga lo influenza nella opera Terra di Vergine del 1882, però non ha un'analisi psicologica dei personaggi, pur mostrando una realtà agreste con dialetti tipici pescaresi e rimanendo quindi nell'ambito dei soggetti umili. Nello stesso anno scrisse anche il Canto Novo e nel 1890 Chimera. Questi erano influenzati dal simbolismo francese, quindi attraverso una parola musicale evocativa, misteriosa, alla ricerca di analogie e simboli, attraverso le corrispondenze, influenzato da Mallarmé e da Rimbaud. Successivamente, a partire dal 1889, con il piacere abbiamo il Manifesto della Poetica Estetica. L'estetismo era nato in Inghilterra con Walter Pater e con due opere in particolare, una sulla storia del Rinascimento in Italia, concentrandosi su Tiziano e su Leonardo, e l'altra Mario Lepicurio, pre-raffaellita. Per quanto riguarda l'estetismo, è volto alla ricerca del bello e alla perdita dell'educazione morale in letteratura e in arte. Per quanto riguarda il piacere, quindi abbiamo l'alter ego, ovvero il conte Andrea Fieschi d'Ugenta, che era tutto impregnato d'arte, influenzato dal padre, un uomo che gli aveva insegnato il principio secondo cui la vita doveva essere concepita come un'opera d'arte e al tempo stesso era meglio avere, possedere piuttosto essere possedute, avere, non avere. Questo da un noto filosofo del passato. Andrea Fieschi d'Ugenta aveva ereditato anche la passione per le donne e quest'amore nei confronti di una in particolare lo porterà poi ad avere dei tragici epiloghi perché nel tentativo di sostituirla pronuncerà durante un rapporto sessuale con Maria Ferras, opposto della femme fatale Elena Musi, il nome dell'altra donna in una sorta di lapsus freudiano. I temi sono anche quelli della Roma umbertina, della Roma barocca e dei grandi viali romantici, delle grandi chiese di Bernini, di Borromini e ancora avrebbe dato volentieri Villa Medici
avrebbe preferito, ecco, avere Villa Medici piuttosto che il Colosseo, quindi ripudia gli elementi relativi al passato della Roma archeologica e privilegia quelli invece barocchi, stucchi, bronzi, marmi, dorati, ecco quindi una Roma da nunziana. Successivamente, nel condizionamento della poetica di D'Annunzio, intervengono anche Tolstoi e Dostoevskij, quindi questi importanti scrittori russi. Tolstoi, attraverso l'opera Giovanni Piscopo del 1891, Dostoevskij, il poema paradisiaco sull'innocenza perduta del 1893. A partire dal 1892 conosce Nietzsche e ovviamente attua una riforma al suo concetto di superuomo, che non è interessato alla politica e che addirittura rifugge dalla moralità, dalla cristianità, creando l'immagine del poeta abate, quindi un poeta guida che si staglia sopra il bene e il male e conduce il popolo. Ecco quindi che si distacca dall'ideale dell'estetismo secondo cui la politica non doveva interessare la vita della persona. Successivamente, dopo aver sposato nel 1889 matrimonio riparatore Maria Arduin di Gallese, dalla quale ebbe 3 figli, venne chiamato alla leva militare e a partire dal fine dell'Ottocento, fine primi del Novecento, dopo essersi trasferito a Firenze presso la villa La Capponcina, e aver vissuto ai massimo l'agio, il lusso, si innamora di Eleonora Duse, e questo è testimoniato dall'opera Il Fuoco del 1900, un romanzo in cui abbiamo la storia d'amore di un intellettuale, Stelio Effrena, nei confronti di un'attrice, la Foscarina. È ad ispirare invece Maia, Elettra e Alcione, poi confluite nelle Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi, pubblicate nel 1912, è proprio Eleonora Duse. Alla Divina lui dedica grandi componimenti. L'Alcione è composto tra il 1899 e il 1903. In particolare, nella pioggia nel Pineto, ripercorre l'estate trascorsa con Eleonora in Versilia, e il tema del panismo o come Dio universale e insieme di uomo e natura, mentre nel 1894 aveva composto La Vergine delle Rocce, ispirata all'opera di Leonardo da Vinci, e riguarda anche in questo caso una vicinanza a Nietzsche, in cui abbiamo la rappresentazione di Claudio Cantelmo, che è antisocialista, antiliberale, e che sogna di dare un erede a Roma sposandosi con una delle 3 figlie del re di Sicilia, Massimilia, Anatolia o Violante. Anche in questo caso, ideale quindi dell'estetismo, del superuomo, in profonda rottura con, per esempio, la poetica di Verga.